troviamo oggi a discutere in aula in Consiglio regionale su una proposta di legge di giunta che serve a superare quei vizi di incostituzionalità opposti al governo Renzi su una legge di iniziativa popolare che è la legge regionale 5 del 2014, tutela, governo e gestione pubblica delle acque, che appunto è una legge di iniziativa popolare proposta da comitati e associazioni che ha una sua storia molto importante basata appunto su un processo democratico. Oggi ci troviamo a discutere una proposta di legge che serve a superare dei vizi di incostituzionalità opposti, dicevo, dal governo Renzi, una opposizione che non va a toccare quei principi fondanti la legge che servono appunto a definire una gestione pubblica delle acque, ma che tocca solamente alcuni punti e che può essere giudicata una impugnativa superficiale e capziosa, strumentale a ostacolare il percorso della legge 5 in regione, perché appunto la va a bloccare, a non rendere completamente operativa. E speriamo che il percorso in aula oggi sia il più celere possibile, oggi e domani sia il più celere possibile, perché vogliamo poi che la legge 5 sia pienamente operativa attraverso la definizione degli ambiti di bacino idrografico. E chiaramente il governo Renzi ha tutta l'intenzione di bloccare il processo che si è innescato in Regione Lazio attraverso questa legge, perché risponde a delle logiche di potere, a delle lobby come quella di Acea, che vogliono invece una gestione unica del servizio idrico in tutta la Regione Lazio. E da qui c'è poi appunto anche lo sblocco Italia e tutto quello che ne deriva rispetto appunto a una mancanza di tutela e di salvaguardia di tutti i beni ambientali, compreso l'acqua. Abbiamo iniziato oggi la discussione di questa legge che permetterà il superamento dell'impugnativa da parte del governo della legge importantissima, che è quella della tutela dell'acqua, ma sappiamo bene come questa legge non è soltanto, è soltanto un preambolo a quello che sarà invece la discussione più importante, che ci vedrà coinvolti in maniera seria e che sarà quella dell'individuazione degli ambiti di bacino idrografico, che è la vera rivoluzione della legge 5 del 2014, legge che appunto è stata impugnata al governo in qualche sua parte, che vogliamo sistemare proprio per dare piena attuazione a questa legge, renderla al massimo, togliendo tutte quelle parti di incostituzionalità, e procedere poi a quello che è veramente la rivoluzione che dovremmo fare in questa regione, che dovremmo fare nell'Italia, cioè ristrutturare tutti gli ambiti territoriali in ambiti di bacino idrografico, dare la possibilità di gestire questi nuovi ambiti anche ai comuni stessi sotto forma di consorzi o qualsiasi altra forma di gestione che si vogliano, in modo appunto di rispettare quel referendum che nel 2011 ha sancito che l'acqua deve rimanere un bene pubblico.